Dunque, terminiamo il capitolo che avevamo iniziato lunedì, finendo di parlare delle stringhe. Ricorderete che abbiamo parlato dell'operatore di slicing come mezzo per estrarre una sottostringa da una stringa esistente, no? Una porzione di cui identificavo il carattere iniziale, la posizione del carattere iniziale compreso e la posizione del carattere finale escluso. Poi, facendo un po' di esercizi, prenderemo familiarità, no, con il modo di indicare e calcolare queste posizioni. E abbiamo visto che questa notazione di slicing può essere semplificata qualora il primo elemento, cioè il primo carattere da prendere, la porzione di stringa che ci interessa, inizia dal primo carattere della stringa, quindi il primo valore fosse uno 0, in questo caso può essere sottinteso, si può non scrivere. E qualora l'ultimo carattere sia l'ultimo della stringa, e quindi il valore da indicare come valore di termine fosse la lunghezza della stringa stessa, questo si può anche questo omettere. C'è un caso particolare in cui io ometto sia il primo che il secondo, e quindi ho questa sintassi stranissima, che sembra quasi più un emoticon che non un codice Python, che in realtà non serve un granché, nel senso che prende una stringa e ne estrae una sottosequenza che parte dal primo carattere e arriva all'ultimo, e quindi di fatto ne fa una copia uguale a se stessa. Sulle stringhe non serve praticamente nulla, sulle liste vedremo che invece sarà un'operazione utile. In realtà quella che vi ho accennato è la versione semplificata, no, dell'operazione di slicing, che nel 98% dei casi è quello che ci serve. In realtà lo slicing è un'operazione che può avere due casi particolari. Il primo caso particolare è il fatto che esiste un terzo argomento che indica il passo, cioè normalmente, se non lo specifico, il passo è 1, quindi prendo il carattere dal carattere 3 al 6, quindi prendo il 3, il 4 e il 5. Se io indico un passo, questo passo va a incrementare le posizioni che vado ad estrarre. Ad esempio, l'esempio che c'è qua sulla slide dice: estrammi una porzione dal carattere di posizione 2, quindi il terzo, compreso, al carattere di posizione 8, escluso, quindi sarebbe il carattere, il nono carattere escluso, l'ottavo compreso, a passo 2. E quindi lui mi prenderà il carattere in posizione 2, quello in posizione 4, perché somma 2 alla posizione, non somma 1, quindi posizione 2, posizione 4, poi somma 2, posizione 6, sommerebbe 2, arriverebbe alla posizione 8, ma 8 è già escluso, perché è il limite superiore che viene considerato escluso. Quindi in questo caso mi estrae una porzione di caratteri non consecutivi, ma saltandone uno in mezzo, uno sì e uno no. Quindi quelli in questo caso di posizione pari o giù di lì. Questo ovviamente si può combinare con le altre regole, ad esempio questa scrittura qua strana, che a prima vista dice: dammi la stringa partendo dal primo carattere, sottinteso, fino alla fine, sottinteso, a passo 2. Che vuol dire: dammi tutti i caratteri la cui posizione nella stringa sia un numero pari. Il carattere 0, 2, 4, 6, 8 e fin tanto che ce n'è fino ad arrivare alla fine della stringa. Se invece volessi estrarre i caratteri di posizione dispari, lo posso fare partendo dal carattere 1, quindi 1 è il secondo, salto lo 0, parto dal carattere 1 e andando avanti di passo 2, prenderò il carattere 1, 3, 5, 7 e così via, la cui posizione è 1, 3, 5, 7 e così via. E come caso particolare del caso particolare, il passo può anche essere un numero negativo. Quindi vuol dire che parto da un certo carattere e vado all'indietro. E quindi i caratteri che verranno estratti, la sottostringa che verrà estratta sarà letta un po' al contrario rispetto alla stringa di partenza. Ad esempio,
Ovviamente per far sì che il passo sia, che un passo negativo abbia senso, io dovrò in qualche modo avere il punto di partenza che è maggiore del punto di arrivo. Okay? Quindi questo come lo leggo? Estraggo dal nome, che era la stringa che avevo indicato qua come esempio, paperon de paperoni, se estraggo una porzione 9,3-1, vuol dire parte dal carattere 9, l'indice 9, compreso. Poi a passo meno 1, quindi prima prende il 9, poi l'8, poi il 7, poi il 6, perché somma ogni volta meno 1 la posizione, fino ad arrivare al carattere 3 escluso. Compreso escluso, continua a essere, diciamo così, applicarsi la stessa regola, non c'entra chi è più grande e chi è più piccolo. Quello di partenza compreso, quello di arrivo escluso. Se il passo è negativo, quello di arrivo dovremmo costruirlo, dovremmo impostare un valore minore del valore di partenza. Se no non mi estrae nulla, perché se ho l'arrivo che è prima della partenza, sto definendo un intervallo di ampiezza zero. E quindi in questo caso lui dice, restituisce questa stringa ed nor. Cos'è ed nor? Non è un pezzo di paperone dei paperoni? E in realtà lo è, nel senso che è 9, 8, 7, 6, 5, 4. È questa porzione lettera contrario, perché chiaramente parte dalla posizione 9 e poi va all'indietro. Quindi un modo curioso di usare questa caratteristica è quello di scrivere, e questo forse è l'unico caso in cui si usa in realtà, si rovescia la stringa al contrario, si legge dal fondo verso l'inizio, cioè prendi tutta la stringa, due punti, con passo meno 1. Lui è abbastanza furbo da capire che se il passo è negativo il valore di default dell'inizio è l'ultimo carattere, e se il passo è negativo il valore di default dello stop è il primo. Severiamo. Non solo che non abbia perso, ok. Va bene, questo ve lo accenno così perché può essere utile in qualche caso particolare, tipo gli elementi pari, gli elementi dispari, oppure l'uso a rovescio, ma come dicevo si usa abbastanza raramente. L'altra cosa invece che vogliamo approfondire è il concetto di carattere, perché finora non l'ho mai definito. Abbiamo detto una stringa è una sequenza di caratteri e tutti, va bene, la prendiamo così. Siamo abituati a che cos'è un carattere, quando scriviamo un messaggio sul cellulare quelli sono i caratteri che possiamo inserire, che possono essere caratteri alfabetici, numerici, punteggiature, spazi, faccine, lettere strane, eccetera. Dentro il calcolatore come vengono gestiti i caratteri? Noi sappiamo, lo sapevamo già dalla prima lezione, che il calcolatore è in grado di gestire solamente numeri. E quindi se io ho un programma che elabora caratteri, da qualche parte ci sarà una tabellina di codifica, di conversione da caratteri a numeri. Okay? 50 anni fa, giù di lì, forse anche di più, è stata proposta e adottata una prima tabella di conversione che permettesse di rappresentare i caratteri principali, quelli scritti che qua in questa figura sono in rosso, sotto forma di numeri. Per cui, ad esempio, tutte le volte che voi scrivete la A maiuscola, questa corrisponde al valore decimale 65. Se lo scrivessi in base 16, 4,1, ma per ora ragioniamo in decimale. Allora, quindi ogni volta che compare la lettera A maiuscola da qualche parte, in realtà, attraverso questa tabella, sappiamo che in realtà il calcolatore memorizza, scrive il numero 65. Ogni volta che ovviamente ha un carattere che è codificato col numero 65, quando lo deve stampare, stamperà la lettera di forma A. Okay? Quindi internamente ciascun carattere di ciascuna stringa è sempre rappresentato da un codice numerico, che se vogliamo possiamo andare a vedere. Se vogliamo possiamo andare a vedere attraverso una funzione che si chiama
ord, che vi restituisce il numero d'ordine del codice di questo carattere, no? Ord, il valore ordinale, il valore numerico di un carattere. Quindi ad esempio, se io prendo l'esempio di prima della lettera A maiuscola e estraggo, applico la funzione ord a questa, mi restituirà il valore 65. Se volessi sapere qual è il codice numerico della lettera Z minuscola, invece avrà 122. E vabbè, fanno parte di questa tabella. Ok? Tabella che è un po' antica. Ho detto che l'hanno provata negli anni 70, giù di 50 anni fa. Questa tabella si chiama ancora codice ASCII, sta per American Standard Code for Information Interchange. Vabbè, quello che ci preoccupa è la prima lettera A per American. Infatti questa tabella l'hanno fatta gli americani e ci hanno messo le lettere che piacevano loro, i simboli che piacevano loro. Quindi ad esempio le lettere accentate qua non ci sono, le lettere dell'alfabeto greco non ci sono, cirillico mai più parlarne. Eh? Hanno codificato i caratteri che alla fine c'erano sulle tastiere delle telescriventi, delle macchine da scrivere americane in quell'epoca. E i calcolatori hanno adottato, quando è nata l'informatica, abbiamo adottato questo codice. Quindi ancora oggi, no, se dobbiamo scrivere la T minuscola, dentro il calcolatore codifichiamo un 116. Lo spazio è il 32. Ovunque, no? I codici da 0 a 31 sono codici speciali, non corrispondono a caratteri visibili, ma a comandi particolari. Ad esempio il 10 va a capo. Se voi avete un Mac, tutte le volte che schiacciate a capo state inserendo il carattere di codice 10, che è un carattere non visibile, ma ha l'effetto che quando c'è fa andare a capo il testo. Se invece abbiamo una macchina Windows, normalmente da capo è codificato come una sequenza di due caratteri, il 10 e il 13. Perché la convenzione del sistema operativo è questa. No, scusate, se un Mac era il 13. E qui sono altri caratteri che oggi non hanno neanche più molto senso di esistere, no? Ad esempio ce n'è uno carino, il Bell, che faceva suonare il campanellino della stampante quando arrivava alla fine della riga o finiva la carta. Allora tu potevi mandare un carattere 7 e c'era un campanello fisico come quello del citofono, din din din, e suonava, no? E adesso non servono più queste cose, ma per ragioni storiche ovviamente continuano a essere codificate. Però negli anni, vi la faccio breve, è una storia che è stata molto sofferta, ma è stato ovviamente necessario estendere questa tabella per riuscire a catturare i caratteri utili, necessari da parte di tutte le altre, diciamo, culture, no? Non solamente l'alfabeto americano, ma anche per noi le lettere accentate e gli alfabeti, diciamo, diversi dal nostro. E questo ha fatto sì che negli anni, poco per volta, si estendesse questa tabella dei codici ASCII, che conteneva solamente 127 codifiche, 128 codifiche diverse, ad arrivare a una codifica che ne contenesse milioni di caratteri diversi. Questo è il cosiddetto tabella sarebbe plurale, Unicode. Unicode è un codice universale, dice il nome, Unicode, che permette di rappresentare qualunque carattere usato da qualunque linguaggio umano. E già che c'erano, avevano spazio, ci codificano anche dei simboli, come ad esempio, qui ci sono i simboli delle scacchi, le faccine, eccetera, eccetera. Quindi se andate a vedere la tabella Unicode trovate miriadi di codici diversi, di caratteri diversi, di cui i primi, se io vado dallo 0 al 127, che è qua, quindi queste righe qua, coincidono con la tabella ASCII. Quindi i primi 127 caratteri sono gli stessi che c'erano già 50 anni fa. Poi, se andiamo avanti,
cominciano a comparire caratteri diversi, di alfabeti diversi, eccetera, eccetera. E ce ne sono di ogni tipo, no? Cuoricini, simboli, lettere scritte in modo strano, eccetera. Sono tutti i caratteri che troviamo, no? E possiamo inserire e sono codificati. Ciascuno di questi caratteri, prendiamo questo che non so cosa vuol dire, late small letter hanno un nome, hanno una descrizione e hanno dei codici numerici. Anche qua abbiamo un codice numerico di questa lettera qua, che volendo possiamo interrogare. Se io prendo questa lettera qua, faccio copia, torno sul mio Python e scrivo ord di questa lettera qua, tra virgolette, ovvio che ho dovuto fare copia e incolla perché sulla tastiera non c'è questa cosa qua, e mi dice che vale 545. Anche lei ha il suo codice. Ok? Quindi l'insieme dei tipi di caratteri è molto più ampio rispetto a quelli tradizionali che troviamo sulla tastiera. 545 in questa pagina compare qua, non è la codifica HTML perché è una codifica di tipo decimale, però scritto in grosso c'è un numero 221 che è la rappresentazione in base 16 del numero 545. La base 16 ne parleremo quando parleremo delle codifiche numeriche, solo che è molto utilizzata per rappresentare dei codici binari essenzialmente. Però di ogni carattere esistente è possibile estrarre il suo codice, e di ogni codice numerico è possibile generare o verificare il carattere corrispondente. Quindi se io provassi con la funzione inversa rispetto alla funzione ord, che è la funzione chr. Ok? Allora, se io facessi operazione inversa, scrivessi chr di 545, verrebbe fuori questa di strano. Se sono curioso, voglio vedere qual è il 546, non so neanche come chiamarla quella cosa lì, no? Però è un carattere che in qualche lingua esiste. Non so, metto un numero a caso, 1200, mi è venuto fuori, senza saperlo, il simbolo dello yen, ad esempio, no? Come moneta. E allora, cosa ci serve questo? Ci serve perché a volte possiamo voler fare delle operazioni sui singoli caratteri. Ad esempio, se tu hai la lettera A, qual è la lettera successiva, quella che viene dopo? Noi sappiamo già che A più 1 non si può fare. La lettera dopo. A più 1 non si può fare. Non posso sommare a una stringa un numero. Però potrei dire, boh, ma se il codice numerico della A minuscola è, non so quanto vale, sì, lo so, 97, ma non mi serve sapere quanto vale. Io posso costruirmi il carattere il cui codice numerico sia uguale al codice numerico della A minuscola più 1. Quindi la lettera che viene dopo la A maiuscola, la A minuscola, sarà cosa? Il carattere che ottengo prendendo il codice numerico della A minuscola e sommando 1, ad esempio. E questo dovrebbe stamparmi una B. Quindi può servire riconoscere che esistono dei codici numerici quando si debbono fare alcune operazioni di trasformazione con le stringhe. Attenzione che questo funziona perché 50 anni fa le ha messe in ordine le lettere. A, B, C, D, E sono nell'ordine giusto. Se io provassi a fare la stessa operazione non con la A, ma con la A accentata, il carattere dopo la A accentata è una A con l'accento dall'altra parte. Non è una B accentata, che non vorrebbe non esistere neanche. Perché ovviamente buona parte, la gran parte dei caratteri nei codici Unicode non sono ordinati alfabeticamente. E questo
ci dà anche un problema, perché se A ha come codice numerico 97, la A accentata ha come codice numerico 224. Dal punto di vista del calcolatore, quando lui deve mettere le cose in ordine alfabetico, va a vedere i valori di quei codici numerici per sapere quale lettera viene prima, quale lettera viene dopo. Questo mi dice che la A con l'accento, quando il computer ordina in alfabeticamente i nomi, viene molto dopo la Z e non viene insieme alla A minuscola. Quindi bisogna fare attenzione, tra un attimo parleremo di confronti tra stringhe, il confronto viene fatto sul valore del codice numerico e non sul significato, diciamo così, alfabetico che diamo ai caratteri. L'altra cosa, che se io prendessi la A maiuscola, faccio la stessa cosa con la A maiuscola per vedere la differenza, dove è finito il mouse, la A maiuscola fa 65, la A maiuscola con l'accento fa 192, che non c'entra niente, è messo da un'altra parte questo codice. Ok? Quindi facciamo attenzione, non ci importa, non ci serve sapere quali sono questi codici, no? Ricordarceli, però ricordiamoci che esistono e che al di là dell'alfabeto base, quello, diciamo così, della tabella ASCII, le lettere di per sé non sono in ordine, non sono in fila. Ok. L'altra cosa a cui dobbiamo fare attenzione, non confondiamoci tra la funzione CHR e la funzione STR. CHR di 70, per un numero a caso, mi restituisce cosa? Un singolo carattere, il cui codice Unicode vale 70, è la F maiuscola, che è diverso da STR di 70, che mi restituisce che cosa? Una stringa, in questo caso di due caratteri, la cui rappresentazione sia composta dal carattere 7 e dal carattere 0. Ok? Quindi STR converte da intero a stringa mostrando la sua rappresentazione stampabile. CHR converte anche lì da intero a stringa mandando a vedere la tabella dei codici Unicode. Quindi non confondiamo le due cose. Tra l'altro 70 è composta da due caratteri di cui il primo, il 7, ha come codice 55, non ha come codice 7. Perché nella tabella ASCII le cifre numeriche hanno le posizioni, se non sbaglio, dalla 48 alla 59, una cosa del genere. Vale anche il contrario, se io usassi la funzione int di 55, prendo una stringa, mi restituisce, l'abbiamo vista l'altra volta, funzione int, mi restituisce un valore intero. Se scrivessi ord di 55, si arrabbia perché mi dice, no, un attimo, scusa, se vuoi il codice Unicode mi devi dare un singolo carattere, non una stringa più lunga. E se ti do una stringa, un singolo carattere, mi estrae non il 5, il valore numerico, ma il codice Unicode corrispondente al carattere. Quindi sono funzioni che duali, si somigliano, int e str vanno avanti e indietro da intere stringhe, considerando il valore decimale scritto, ord e chr vanno avanti e indietro anche questi tra interi e singoli caratteri, considerando però la tabella dei codici Unicode. Ecco, sulle stringhe cosa posso ancora fare? Posso fare tante cose, esistono moltissime funzioni che lavorano sulle stringhe, però molte di queste hanno una sintassi diversa, allora devo fare una micro parentesi per introdurre una variante sintattica che poi vedremo sempre e non ci spaventerà. Finora quello che abbiamo fatto è, prendiamo una stringa S, lo solito ciao, su cui abbiamo sempre lavorato, e se vogliamo fare delle operazioni su questa stringa abbiamo usato delle funzioni, tipo ad esempio la lunghezza di S. Solita sintassi per chiamare una funzione, nome della funzione, tra parentesi, l'argomento. Esiste però un altro tipo di sintassi. Allora, in Python le funzioni normalmente predefinite tendono ad applicarsi
a quasi tutti i tipi di variabili, tipi di valori supportati dal linguaggio. Però esistono delle funzioni, fatemelo chiamare così anche se tra un attimo lo chiamiamo un nome, che hanno senso solo per un certo tipo di dato. Ad esempio, se ci fosse una funzione che mette in maiuscolo una stringa, ha senso una funzione, diciamo upper, per dire metto in maiuscolo, in uppercase, potrei applicare a solo le stringhe. Allora, chi ha progettato il linguaggio, usando poi anche la programmazione oggetti, che noi in questo corso non tocchiamo, ha detto, ma perché dobbiamo definire tutta una serie di funzioni, magari centinaia di funzioni, che però ciascuna è solo applicabile a un certo tipo di dato? Facciamo in modo che queste funzioni siano definite dentro il tipo di dato stesso. Quindi, gli oggetti di tipo stringa hanno delle funzioni apposta per loro, che valgono solo sulle stringhe. Gli oggetti di tipo intero avranno delle funzioni, no, non le hanno, vabbè, che funzionano solo per loro. Quando vediamo gli oggetti più complicati, tipo le liste, gli insiemi, eccetera, ciascuno avrà delle funzionalità che sono specifiche per quel tipo di dato. In questo caso, la funzione viene chiamata con una sintassi leggermente diversa, con la notazione punto. Si mette il nome della variabile, punto, il nome della funzione che vogliamo far lavorare su questa variabile. PyCharm se ne accorge subito che quando prendo il punto cerca di darmi un elenco di funzioni che ritiene utili. Io scrivo upper, aperta e chiusa tonda. È sempre aperta e chiusa tonda perché devo sempre chiamare una funzione. Questa funzione in questo caso si chiama un metodo, è un metodo delle stringhe. Le stringhe hanno una serie di metodi e tutti questi metodi si possono chiamare avendo una variabile di tipo stringa, in questo caso S, punto nome del metodo. Tra parentesi, gli argomenti del metodo. Tra parentesi non ci metto S, non serve, ce l'ho già prima del punto, è come se fosse un parametro in più. Quindi è una sintassi un po' storta, anziché fare il nome della funzione tra parentesi S o S punto nome della funzione e tra parentesi niente perché è sottinteso che sia S. E questo cosa fa? Mi restituisce una nuova stringa in cui ciascun carattere è stato convertito nell'equivalente maiuscolo. E questa è una stringa, per cui se voglio, che ne so, posso calcolarne la lunghezza, no? È una stringa come tutte le altre. Addirittura i metodi li posso anche applicare alle stringhe così, costanti, abc.upper, mi restituisce una stringa abc maiuscolo. Quindi questa notazione punto normalmente la si applica a una variabile, ma si può anche applicare a una costante, non cambia nulla. L'importante è che sia un valore di tipo stringa, di natura stringa. Se io avessi una variabile x uguale 3, non, uguale 3, e cercassi di fare x.upper, in questo momento x è un intero, non è una stringa, ovviamente lui mi dice che l'oggetto di tipo int, cioè la variabile, il valore riferito dalla variabile che in questo momento ha un valore int, non ha nessun attributo, non ha nessun metodo che si chiama upper. Questo ci ribadisce che quando definisco dei metodi, questi metodi si applicano solo a una variabile di un determinato tipo. In questo caso abbiamo parlato del tipo stringhe. Quindi c'è questa dualità. In alcuni casi per le funzioni più importanti, più utili, tipo il massimo, il minimo, la lunghezza, int, str, eccetera, ma sono una ventina, sono le funzioni predefinite e si possono scrivere appunto come funzioni. E poi invece ci sono molti, per ogni tipo di oggetto, quel tipo di oggetto può definire tutta una serie di metodi che si applicano a valori di quel tipo. Basta solo ricordarci quali sono funzioni, quali sono metodi, perché il modo di scrivere la chiamata è diverso. Da un lato ha nome della funzione, parametri, dall'altro nome della variabile, punto, nome del metodo.
Poi alla fine questa è una funzione come tutte le altre, che restituisce un valore su cui posso poi lavorare, posso poi usarlo come espressione. Quindi se io scrivessi upper ds, non funziona perché upper non è una funzione. Il nome upper non è definito come nome di funzione, ma è semplicemente solo un nome di metodo interno agli oggetti di tipo stringa. Se non sbaglio, se uno fa così, può vedere tutti i metodi che sono definiti su questo oggetto, e ce ne sono un certo numero. Ma chiaramente vederli così è scomodo. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, nella documentazione standard, quando parla di stringhe, sul sito di docs.python, dice, guarda, i metodi delle stringhe sono questi, e non solo ti dà il nome, ma ti dà la spiegazione. E quindi il nostro upper là sotto, c'è anche un lower che invece mi restituisce una stringa minuscola, c'è un lstrip per dire che restituisce la stringa senza gli spazi a sinistra, per cui se ci sono degli spazi davanti li tolgo, e così via, no? Poco per volta inizieremo a conoscere alcune di queste più utili che ci serviranno, no, nei programmi. Però qua abbiamo l'elenco completo, e sono, come vedete, sono varie paginate di metodi che possono lavorare su delle stringhe. Attenzione, la stringa, abbiamo detto la volta scorsa, è un tipo di dato immutabile, quindi l'unica cosa che potrà, nessun metodo delle stringhe potrà mai modificare il valore di S. Potranno sempre solo tutti restituire un'altra stringa calcolata a partire da S applicando qualche modifica o qualche ricerca. Dimmi. I metodi sono combinabili? Sì. Allora, i metodi sono combinabili, sì, rispettando chiaramente il tipo, no? Per cui se io avessi una stringa che è, chiamiamola sempre S, no? Uguale, metto tre spazi, ABC e altri due spazi, chiuse virgolette, questa è una stringa, no? Qua, che contiene degli spazi. Io posso di questa, io so, fare la versione maiuscola. La versione maiuscola, gli spazi rimangono, tali e quali, lo spazio maiuscolo è uguale allo spazio minuscolo, e le lettere sono convertite. Oppure posso avere quel metodo trim. Trim è un metodo che cancella gli spazi iniziali e finali di una stringa. No, aspetta, scusate, strip. Confondo linguaggi di programmazione diversi che hanno... Strip. Strip strippa via gli spazi iniziali e finali dalla stringa. Ma il risultato di s.strip è ancora una volta esso stesso una stringa. Quindi nessuno mi vieta di mettere un upper dopo. E prenderà la stringa, toglie gli spazi e il risultato di ciò che ottiene togliendo gli spazi sarà ovviamente quello di portarlo in maiuscolo. Si può fare la maiuscola solo della prima lettera? La risposta è, alla domanda si può fare, la risposta è quasi sempre sì. Poi ci sono due casi, o c'è già una funzione che fa, o un metodo che fa il nostro caso, oppure te lo fai tu carattere per carattere. Allora in questo caso siamo fortunati, perché se non sbaglio c'è una funzione capitalize qua, ritorna una copia della stringa con il suo primo carattere messo in maiuscolo e il resto è tutto in minuscolo. E quindi se io faccio la mia s.capitalize, non me l'ha messo la A in maiuscolo, perché se leggo meglio c'è scritto che il primo carattere viene messo in maiuscolo. Il primo carattere qua è uno spazio. Allora, per farlo funzionare meglio dovrei prima togliere gli spazi e poi mettere in maiuscolo il primo carattere che trovo. Aspetta. E in questo caso mi metto la A maiuscola e il resto minuscolo. Se no, se non ci fosse, pazienza. Se io avessi questa stringa e volessi ottenere l'ABC con la A maiuscola, cosa faccio? Beh, calcolo magari una prima stringa S1
prendendo S strip, gli togliamo gli spazi, che comunque mi danno fastidio, e quindi un S1 che è solo la BC. Poi devo prendere la prima lettera e metterla in maiuscolo. Quindi S1, la prima lettera sarà S1 di 0, la voglio mettere in maiuscolo, S1 di 0 è una prima lettera, punto upper è la versione maiuscola della prima lettera. E questo lo concateno al resto, a ciò che c'era in coda. Prendo una slice che va dal secondo carattere in avanti. E me la sono costruita. Quindi sarà un po' sempre così, ci saranno delle operazioni per cui siamo così di uso comune, per cui molto probabilmente ci sarà già un metodo, una funzione pronti per farlo, ma se no ce lo facciamo noi passo passo, costruendolo con le operazioni di base lecite che si possono fare, quindi estrazione di un carattere, modifica di una stringa e concatenazione delle stringhe, e prendo, stacco i pezzi, modifico come mi serve e li metto insieme. Questo magari lo scriviamo anche, quindi in questo caso verrebbe fuori un'espressione che è di tipo, sì, è questa. No? Ho usato una variabile S1 di appoggio per non dover scrivere tutte le volte S.strip, S.strip ad ogni passaggio, quindi conviene costruirsi, soprattutto all'inizio, no? Conviene costruirsi i vari passaggi usando tante variabili intermedie per poi arrivare al risultato, piuttosto che cercare di fare tutto in un'unica espressione complicatissima. A volte capita che ci risolviamo il problema in questo modo, anche quando una funzione o il metodo che ci servirebbe esiste già, semplicemente perché non lo conosciamo. Vabbè, poco male. Vedremo varie volte anche durante il corso che risolveremo certi problemi, poi alla fine quando li abbiamo risolti vi dirò, guardate che in realtà c'era già una funzione o un metodo per farlo. Però l'importante è anche imparare a risolverlo, perché se lui in un impeto di fantasia avessi detto io voglio la seconda lettera maiuscola e non la prima, nei metodi di libreria non c'è, ma applicando il metodo che abbiamo fatto insieme lo ricaviamo in un attimo, ce lo possiamo costruire facilmente. Devo staccare tre pezzi, la prima, la seconda e il resto, ma vabbè, lo faccio, no? Una volta capito il meccanismo, capito l'algoritmo, lo posso generalizzare o estendere a un problema leggermente diverso. Se invece sapessi solo l'elenco alfabetico dei metodi preesistenti non potrei mai fare nulla di diverso. Quindi mi fa piacere, no, giocare su queste cosette qua, perché poi ci tornano utili. E allora, qui fa vedere tre metodi molto semplici, metto in maiuscolo, replace è un metodo che accetta dei parametri. Ad esempio replace è un metodo di sostituzione. Sostituiamo ogni spazio con un asterisco. Quindi io avevo la mia S, che aveva gli spazi davanti e dietro, e io voglio sostituire tutte le volte che incontro spazio con asterisco. E cosa mi darà? Mi darà un'altra stringa con gli asterischi al posto degli spazi. Io posso cancellare, un altro modo per cancellare gli spazi è questo: replace spazio con stringa vuota, cioè tutto dove c'era uno spazio al posto di quello spazio mettici la stringa vuota, e che vuol dire cancella quello spazio. Non mi ricordo strip, uso replace, fa la stessa cosa. Ovviamente quindi quando faccio un replace può rimpiazzare qualcosa di più breve con o un carattere che ha trovato con un singolo carattere o magari con una sequenza più lunga di caratteri, ciò che ottengo può essere più breve o più lungo. Posso sostituire le A con la maiuscola per dire, o con la Z maiuscola, cambiamo qualcosa. Ovviamente il replace va a cercare esattamente una certa sequenza di caratteri, quindi se la
se il primo parametro di questo replace è un singolo carattere, ogni volta che compare quel carattere fa la sostituzione. Se fosse una coppia di caratteri, ovviamente sostituisce quella coppia AB con il singolo Z. Se io scrivessi AC, AC non viene trovato nella stringa, non compare. Compare l'A e compare la C, ma non compare mai la sequenza consecutiva AC e quindi la stringa rimane non modificata. Quindi ciò che fa replace è un metodo che innanzitutto è un metodo, l'abbiamo chiamato metodo perché si applica con la sintassi punto a una variabile di tipo stringa. E è un metodo che per la prima volta ha dei parametri tra parentesi. Non la stringa S la sa già, ma i parametri sulla base dei quali personalizzare la sostituzione. Quindi la stringa da sostituire e la stringa che viene sostituita. Sì? Allora, lui ha una stringa che si chiama S2 ABAB e lui dice, io se faccio replace di anche solo A, no? Con Z, me le cambia tutte e due. E questo è il suo mestiere. A lui non piace. Vorrebbe cambiare solo la prima. Si può o non si può? Allora, prima di tutto andiamo a vedere la funzione replace, perché nella slide c'è scritto, c'è una funzione che si chiama replace, è bravo, però andiamo un po' a vedere se questa qua è un po' più furba. Funzione replace, dov'è? str.replace. Ritorna una copia della stringa in cui tutte le occorrenze della prima sottostringa chiamata old, la prima, sono rimpiazzate da quella chiamata new. Poi, attenzione, scoperta, se c'è un argomento opzionale count, se viene fornito un argomento opzionale che si chiama count, solo le prime count occorrenze vengono rimpiazzate. Si direbbe che culo, ma non si può, e quindi dice, ok, se metto il terzo parametro, quindi la funzione replace, il metodo replace ha due parametri obbligatori, la vecchia e la nuova, ciò che c'è da togliere e ciò che c'è da sostituire, ma anche un parametro che mi dice qual è il numero massimo di sostituzioni da fare. E allora in questo caso ho sostituito la prima ma non la seconda. È chiaro che se poi mi chiedi, voglio sostituire l'ultima ma non tutte quelle precedenti, non usi replace. Ok? O ti inverti la stringa, riprendi la prima, poi reinverti il risultato. Qui possiamo... Ok, quindi le stringhe sono un tipo di dato molto più interessante di quanto non sembrasse, perché posso fare molte operazioni su di esse, molte trasformazioni, e ci abituano già un po' a ragionare con dei tipi di dati complessi che possono avere tutta una serie di operazioni predefinite su di essi. Vabbè, su questo qualche ancora dettaglio sintattico, ma questi sono veloci. Come faccio se io volessi inserire all'interno di una stringa dei caratteri che hanno un significato? Ad esempio, il carattere di una stringa delimitata da doppi apici, non posso inserire a sua volta a metà un doppio apice. L'abbiamo già detto la volta scorsa, perché sennò Python capirebbe che lì voglio finire la stringa. Ma se a me serve mettere il doppio apice lì dentro? Aveva uno che diceva, beh, allora è solo da delimitare la stringa con i singoli apici. E va bene. Però se mi serve in quella stringa mettere sia un singolo apice che un doppio apice? È vero che, come dicevo, non ti fai tanti amici quando fai questi ragionamenti, ma la soluzione dobbiamo trovarla. Allora, in generale, esiste una soluzione per poter includere dentro una stringa dei caratteri che normalmente non potresti mettere, attraverso una cosiddetta sequenza di escape. Cioè, c'è un carattere speciale, che in questo caso è il backslash, la barra rovesciata, che chiamiamo carattere di escape, che fa sì che il carattere immediatamente successivo a lui, quello subito dopo, venga interpretato in un modo diverso. Quindi parliamo di sequenze di escape, che sono sequenze di due caratteri consecutivi, il backslash e qualcos'altro. Se io scrivo backslash virgolette, quella sequenza di due caratteri viene compresa dicendo inserisci qui una singola virgoletta.
un carattere singola virgoletta dentro la stringa, non fa parte quindi della delimitazione iniziale e finale della stringa stessa. Se nella stringa a questo punto il backslash stesso non lo posso più inserire perché lui ha un significato diverso, ma se volessi inserire davvero un backslash lo posso inserire con la sequenza di escape barra barra. Attenzione che la barra rovesciata è non la barra della divisione. E non solo, posso anche inserire dentro una stringa dei caratteri speciali, come ad esempio il carattere di a capo. Barra n non inserisce una n, inserisce un carattere di a capo. N sta per new line, no? Nuova linea, vai a capo. E quindi dentro una stringa posso inserire l'istruzione, stampa un asterisco, poi vai a capo, poi stampa due asterischi, poi vai a capo, poi stampa tre asterischi e verrebbe fuori questa cosa quando stampassi quella stringa. Il carattere di a capo, l'abbiamo visto nella tabella ASCII poco tempo fa, è un carattere come tutti gli altri della tabella ASCII. L'unica cosa è che quando lo devo stampare, anziché disegnare una lettera A, va a capo. Ma può essere contenuto nella stringa come qualunque altro carattere, alfabetico, numerico o quello che volete. Chiaramente per poter inserire questo non posso fare aperte virgolette, asterisco a capo vero della tastiera. Quello sarebbe un errore di sintassi perché avrei una stringa che viene aperta e non chiusa sulla stessa riga. Allora devo dire aperte virgolette, asterisco e poi sottovoce gli dico e qua mettimi un carattere di a capo, slash n, e poi vado avanti. Quindi come sintassi Python sono su una riga sola, ma il contenuto della stringa a sua volta contiene dei caratteri speciali che hanno il significato di andare a capo. Dimmi. Cioè, tu cosa vuoi ottenere? Dettami cosa vorresti ottenere. In una frase. Ok. Diciamo giorno, tra parentesi, d'oggi. Una cosa del genere vuoi ottenere? Una frase, ha detto il giorno d'oggi. Ok. Come faccio a mettere questo dentro una stringa? Questa non è una stringa, quindi ho solo scritto il testo. Allora, la stringa posso delimitarla col singolo apice, ad esempio, giorno, di, poi ci devo mettere un singolo apice che però non mi chiuda la stringa, barra apice, oggi. D'oggi lo volevo delimitare con le virgolette doppie, va bene. Giorno, sequenza di escape che mi dà una virgoletta doppia, di, sequenza di escape che mi dà un singolo apice, eccetera. E questo se lo stampo, adesso va bene, lo stampa così, se io facessi, assegniamolo a una stringa, S3, stampassi S3, print S3, stampa quel messaggio che volevi tu. In realtà in questo caso, poiché ho delimitato la stringa con i singoli apici, i doppi apici non mi danno problemi, quindi li potrei mettere direttamente. Se invece mettessi un barra n qua, stampassi S3, mi darebbe, vedete, giorno a capo, tra virgolette, d'oggi. Qua mi fa vedere la versione con i caratteri di escape, chiaramente. Qui nel debugger mi fa vedere che c'è un barra n qua in mezzo. Quindi abituiamoci che barra n è un sinonimo di andare a capo. Poi ci sono le tabelline con tutti i codici di escape che possiamo voler utilizzare. E questo è un modo per ottenere, inserire in una stringa anche dei caratteri Unicode che non abbiamo sulla tastiera. Quindi se di un carattere conosco il codice Unicode, lo posso inserire con una sequenza di escape che è barra U e quattro cifre. Quattro cifre in base 16, che sono quelle che troviamo sul sito. No, andiamo qua a prendere, che ne so, questa faccina qua. Eh no, già subito l'ho sbagliata, scusatemi. Prendiamone un'altra più facile.
poi vi dico perché l'ho sbagliata. Non, che ne so, cosa ci abbiamo qua? Questa lettera qua, ad esempio, la E con questo accento strano sopra, mi dice che è 0114. Quindi se mi servisse nel mio programma usare questa lettera, potrei scrivere, ovviamente dentro una stringa, barra U 0114. E questo corrisponde a quel carattere che altrimenti non saprei come scrivere. Sono sempre quattro cifre, quindi anche se io volessi scrivere la lettera A maiuscola, che è 0041, devo metterci comunque i due zeri davanti. Questa sequenza di escape è sempre lunga 6, barra, U e quattro cifre. Se invece volessi, infatti prima ho sbagliato l'esempio, inserire una faccina, dove è andata emoji, questa qua, vedete che il codice è un numero più grande, no, è un numero che è 128514, il codice numerico di questa faccina, e in base 16 avrà già 5 cifre, non ne bastano 4. E allora come faccio a inserirla come sequenza di escape? Uso la sequenza di escape lunga, che richiede la U maiuscola e 8 cifre. Quindi in questo caso scriverei, se avessi questa faccina qua, barra U maiuscolo, 1F602, con 3 zeri davanti. Non basta trovare il carattere come altro. Sì, anche. No? Quindi, per inserire i caratteri di questo genere, possiamo salvarci il codice, oppure, come dice il vostro compagno, ma fai copia e incolla dal sito. Sì, fate solo attenzione che, allora, che a volte quando trasferite i file che contengono dei caratteri Unicode dentro, mi sono capitato di ricevere delle mail con dentro le lettere accentate tutte a palla, no? Ecco, perché i software che gestiscono i caratteri, non tutti i software, diciamo, funzionano ancora bene con i caratteri Unicode. Soprattutto che sulla posta elettronica, spedizione di messaggi, eccetera, a volte sul copia e incolla, cambia da una macchina all'altra, i caratteri si sballano perché a un certo punto qualche passaggio usa un software che non è ancora stato aggiornato a Unicode. Python non ha problemi, però se poi questo file lo salvate da qualche parte potrebbe non averlo. Ne parleremo un po' meglio quando parleremo dei file più avanti, spiegheremo cos'è questo UTF-8, che compare qua sotto, che ci dice il file Python che stai modificando è codificato in codice Unicode e quindi puoi usare tutti i caratteri Unicode che vuoi. Oppure lo possiamo usare per fare dei messaggi nascosti. Chissà cosa rappresentano queste stringhe. Ok, questo è un po' di, diciamo, di base, ginnastica di base sulle stringhe, ma che ci serve per dare un senso, magari costruire degli esercizi un pochino più interessanti, che non solamente fare i conticini con i numeri. Ma per farlo introduciamo, per fare programmi che possano andare al di là delle, applico una sequenza di calcoli, cominciamo ad entrare in questa altra unità dove cominciamo a dare la variabilità al nostro programma. Variabilità cosa vuol dire? Vuol dire che il programma innanzitutto deve imparare a leggere dei dati. Finora i dati li abbiamo scritti dentro il codice. Lunghezza del muro, dimensione della piastrella, queste cosette qua, le abbiamo scritte dentro il codice. Quindi se devo usare quel programma con delle dimensioni di piastrelle diverse, devo avere uno che sappia come e dove andare a modificare il codice. Sarebbe più naturale invece che il programma, quando parte, chiedesse all'utente: senti, dimmi un po' quanto è lunga questa piastrella, maledetta. Nei diagrammi di flusso l'abbiamo messo, all'inizio c'erano dei blocchi di input che permettevano di leggere dei valori. Allora in Python ovviamente si può leggere un valore dall'utente, quindi prende un valore che l'utente ha in testa, convincerlo a scriverlo sulla tastiera e trasferirlo all'interno del mio programma.
e si fa con un'istruzione, con una funzione che, grande sorpresa, si chiama input. È una funzione, non è un metodo. La funzione input riceve un parametro che è un messaggio di invito, in cui normalmente scrivo per favore inserisci quello che mi serve, e ritorna, è una funzione, come faccio radice quadrata di 2, mi ritorna un numero. La funzione mi restituisce un numero. La funzione input restituisce una stringa, sempre una stringa. Qualunque cosa io abbia scritto restituisce una stringa. Ok? E questa stringa quindi la posso memorizzare in una variabile, perché se non la memorizzo da qualche parte viene persa, viene dimenticata. Quindi proviamo a fare un piccolo esempio, questo lo dobbiamo fare con un programmino, non nella console, perché sennò non posso fare input a me stesso. Quindi proviamo a fare qualche esempio di input. Quindi noi possiamo dire S, ricordami che è una stringa, uguale input, inserisci qualcosa. Aspetta, devo metterlo come stringa, tra virgolette. E poi il programma più intelligente del mondo cosa fa? Fa print di S. Questo vuole addirittura aiutarmi con la machine learning a scrivere questa schifezza. No, grazie. Allora, cosa faccio quando eseguo questo programma? Beh, nella finestra run comparirà il messaggio, allora la funzione input che cosa fa? Stampa questo messaggio e si mette in attesa. Qui il programma è in attesa, non è fermo, non è bloccato, sta andando avanti, ma non sta facendo nulla perché sta aspettando che io scriva qualche cosa. X. X, Y, Z. Sono ispiratissimo. Adesso nella console me lo fa vedere in un colore diverso, così è più facile distinguere ciò che ha stampato il programma da ciò che ho scritto io. E subito dopo il programma stamperà X, Y, Z e termina. Allora, una cosa che abbiamo visto è che è brutto da vedere, che tra il messaggio e il dato che devo stampare non c'è nessuna separazione. No? Quindi tipicamente quando scrivo un messaggio ci metto qualcosa del tipo uno spazio, un po' più bello da vedere. Inserisci qualcosa, due punti, spazio, e allora poi ci posso scrivere X, Y, Z. Da questo punto in avanti il programma si comporta esattamente come se io avessi scritto S uguale X, Y, Z come stringa. E quindi poi può fare ciò che vogliamo. Se devo leggere una stringa, funziona così. Verifichiamolo meglio, magari, se io stampassi qualcosa prima e qualcosa dopo, adesso vi faccio vedere perché, X, Y, Z, ho stampato un asterisco prima e un asterisco dopo. In questo caso cosa fa la print? Ha stampato l'asterisco, poi ci ha messo uno spazio, perché la print, questo è un dettaglio che non avevamo sottolineato la volta scorsa, quando ho più argomenti, ogni volta che separo l'argomento dall'altro, da quello successivo con la virgola, la print ci aggiunge uno spazio. Poi la S, X, Y, Z, poi lo spazio dovuto alla virgola, poi l'asterisco. Io ho messo questi asterischi per vedere esattamente cosa mi stampava. Però questo spazio mi dà un pochino fastidio. Allora c'è un modo che vi viene in mente per fare in modo che questi spazi non vengano stampati? Io vorrei stampare asterisco, x, y, z attaccato, appiccicato e poi l'altro asterisco. Ma la print mi mette una virgola, uno spazio, scusate. Ogni volta che separo gli argomenti con la virgola. Concatenazione. Con il più. Cioè, non ti passo tre argomenti, cara mia print, che poi mi metti gli spazi sugli argomenti. Ti frego e te ne passo uno solo. E questo solo argomento è un'unica stringa che ottengo mettendo insieme i pezzi che mi servono. No, non là, qua.
aspettate che ho fatto casino. Allora, stoppati tu, asterisco più S più altro asterisco. Mi fa comodo che da print vede un solo argomento, così non ci aggiungi degli spazi di suo e le costruisco un solo argomento. E questo l'ho fatto perché, per vedere, ad esempio, cosa succede se io, se l'utente inserisce delle cose con, anche con degli spazi, per dire. Cosa succede a questi spazi? Succede che rimangono. Quindi nella stringa che viene letta tale e quale come viene scritta dall'utente, compresi gli spazi, comprese le lettere, eccetera, eccetera. Tutto ciò che l'utente inserisce prima di battere l'invio. Può darsi che mi vada bene, può darsi che questi spazi che l'utente magari inserisce per sbaglio, perché tanto lui non li vede, mi diano fastidio, allora li dovrò poi estrarre, cancellare con un replace, con uno strip più avanti dalla stringa. E se l'utente mi inserisce un numero? Io leggerò, non un numero, leggerò una stringa che contiene quella rappresentazione decimale di quel numero. Se il mio programma ha bisogno davvero di un numero, dovrò convertirlo. Quindi il suo numero sarà int di S. Quindi S, la input, mi dà sempre una stringa. Se a me serviva un intero, spero che l'utente abbia scritto davvero un intero e quindi posso applicare la funzione int alla stringa. E quindi potrò stampare il mio n. Quindi in questo caso, se l'utente ha inserito 35, è una stringa, s è una stringa, n è un intero corrispondente alla stringa. Se l'utente anziché 35 scrive 35y, il programma leggerà correttamente 35y sotto forma di stringa, ma poi alla riga 4, cioè questa, quando cerca di fare int su questa istruzione non ce la fa, genera errore e interrompe il programma. Ok? Per riuscire a controllare questo errore dobbiamo aspettare quasi fino alla fine del corso, perché tutte le volte che faccio int, se c'è un errore, genera la cosiddetta eccezione nel programma e impareremo molto in fondo, diciamo così, a gestire, a catturare le eccezioni e evitare che blocchino il programma. L'argomento tra gli ultimi. Quindi per ora accontentiamoci. Diciamo che l'utente è una brava persona e se deve inserire un numero, inserisce un numero e non mi fa andare in errore il programma. Okay? Quindi questo vuol dire che in pratica, se devo leggere una stringa, uso semplicemente input. Se devo leggere un intero, userò int di input. Cioè nessuno mi vieta di non memorizzare l'input nella stringa S, ma direttamente usare la funzione int sul risultato dell'input. Oppure se è un numero reale, float di input. Quindi stiamo leggendo dei dati senza nessun controllo sui dati stessi, che non è una buona idea in generale, ma impareremo poi più avanti a fare questi controlli sul fatto che quando io inserisco un intero sia davvero un intero. Quindi questo ci permette di fare dei programmi che siano in grado di leggere dei dati numerici interi, dei dati numerici reali o delle stringhe. Sull'input non c'è molto di più da dire. C'è una funzione, l'utente scrive e poi ho una stringa e il problema diventa come tratto questa stringa, come gestisco questa stringa, cosa ci devo fare. L'output, abbiamo già visto, è un output molto semplice, c'è la funzione print e ci stampa qualunque cosa vogliamo. In realtà a volte avremmo bisogno di un controllo maggiore sul modo in cui la print stampa le cose. Ad esempio, se io voglio stampare un numero, voglio che stampi reale, voglio avere due cifre decimali oppure ne voglio tre. Oppure se ho tanti numeri li voglio stampare in colonnati e così via. Quindi c'è tutto un meccanismo per poter controllare l'output della print in modo più fine.
Io questo argomento qui lo rimanderei, nel senso che poi alla fine non aggiunge nulla se non estetica. Lo riprendiamo sicuramente, anche perché poi in realtà in Python ci sono tre modi diversi di fare queste cose, noi ne vedremo uno. Ma perché vorrei passare a un argomento un pochino più interessante, poi dopo la formattazione. Quindi quello che sto dicendo è che per ora useremo la print e ci saranno dei casi in cui l'output ci viene disordinato. Va bene, ok? Poi impareremo a farlo ordinato, incolonnato, eccetera, ma è un argomento che non è, concettualmente non è particolarmente rilevante. Mentre invece aggiungiamo un vero gradino di complessità algoritmica. Finora eravamo in grado di fare solamente programmi puramente sequenziali, cioè il cui diagramma di flusso fosse parti, fai una certa serie di operazioni una dopo l'altra e fermati. Il rombo del diagramma di flusso non lo sappiamo fare ancora. Cominciamo a imparare adesso. Il rombo nel diagramma di flusso abbiamo visto che lo si può usare sia per gestire delle scelte, sia per gestire delle ripetizioni. Cominciamo oggi a vedere le scelte, le decisioni, come sono chiamate, come il nome di questo capitolo. Allora, una decisione, una scelta all'interno del programma, in Python si implementa attraverso l'istruzione che si chiama if. Quindi dice, e l'istruzione if mi permette di far sì che il programma svolga istruzioni diverse a seconda del valore di alcuni dati. Ricorderete l'esempio dell'equazione di secondo grado, se il delta è negativo faccio una cosa diversa rispetto al caso in cui il delta sia positivo. Faccio proprio blocchi diversi di istruzioni. Quindi, già da questa descrizione a parole capiamo che un'istruzione if mi deve dare la possibilità di specificare tre cose. Quali istruzioni fare in un caso, quali istruzioni fare nell'altro caso e come fa lui a sapere se deve andare di qua o di là. La condizione attraverso cui lui può scegliere, deve scegliere quale blocco fare. L'istruzione if sinteticamente si comporta in questo modo. If, condizione, due punti. La condizione tipicamente è un'espressione il cui valore può essere calcolato come vero o falso. Quindi una disuguaglianza, un confronto. Quindi dice, se la variabile floor è maggiore di 13, due punti, fai queste istruzioni. Else, altrimenti, cioè altrimenti vuol dire la variabile floor non era maggiore di 13 e quindi era minore o uguale, fai queste altre istruzioni. In questo caso, questo lo chiameremo il ramo vero e questo lo chiameremo il ramo falso della condizione, dell'istruzione condizionale, istruzione if o istruzione condizionale, e uno di questi due rami verrà eseguito di sicuro e l'altro di questi due rami non verrà eseguito di sicuro. Quale dei due dipende dal valore di questa espressione, che in questo caso è un confronto, quindi a sua volta dipende dal valore di questa variabile floor, che sarà probabilmente inserita dall'utente. Questo corrisponde al diagramma di flusso che c'è qua a sinistra. Questo è facile perché dopo la if ho un'istruzione sola, dopo l'else ho un'istruzione sola. Ma se avessi più di un'istruzione, lui come fa a sapere quante sono, quando finisce questo blocco di istruzioni? Lo capisce grazie al rientro del codice, all'indentazione del codice. Quindi quello che stiamo costruendo, vabbè, scritto dopo, è un cosiddetto blocco di istruzioni condizionale. Quindi proviamo a implementare l'esempio che viene citato qua nel testo. Lui dice, guarda, io voglio progettare un ascensore di un palazzo. Poiché in questo palazzo ci possono essere delle persone che sono superstiziose, io il piano 13 non lo voglio avere. Non lo mettiamo nell'ascensore il bottoncino col 13. Però ovviamente non è che costruisco un piano per lasciarlo completamente vuoto. Allora io costruirò magari 15-20 piani
I piani saranno numerati 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 17. Per cui quando l'utente preme il tasto 8, l'ascensore andrà davvero al piano 8. Quando l'utente preme il tasto 15, l'ascensore non andrà al piano 15, ma al 14. Il piano vero sarà al piano 14. Perché ho saltato un numero. Ok? Allora, questo come lo possiamo realizzare? Diciamo che il nostro ascensore chiederà all'utente come prima cosa a quale piano vuole andare. E questo abbiamo capito che si fa con una input. A quale piano vuoi andare? E lui inserirà il piano. Poi il mio programma dovrà portare l'ascensore a quel piano lì. Quindi dirò che l'utente hai chiesto di andare al piano, virgola, piano, in realtà si tratta del piano vero e ti scrivo piano vero. Allora, se non ci fosse questa cosa della superstizione, il piano vero a cui ti porta l'ascensore sarebbe lo stesso piano che ti hai mai chiesto. Questo sarebbe un ascensore normale, ok? E beh, questo programma, semplicemente, se voglio andare al piano 5, mi dice, hai chiesto di andare al piano 5, che è il vero piano 5. Se chiede di andare al 20, mi dirà, vabbè, 20. Ma noi dobbiamo taroccare questo ascensore in modo da saltare il 13. Allora, se salta il piano 13, cosa vuol dire? Vuol dire che qualunque piano l'utente richieda che vada fino a 12, va già bene così. Quindi, ad esempio, se il piano che ho richiesto all'utente, se il piano che ha richiesto l'utente va da 0 a 12, facciamo perdere lo 0, allora fai certe cose. Quindi l'utente ha chiesto un piano basso. Quindi il piano vero sarà uguale al piano. Altrimenti l'utente ha chiesto un piano alto. E quindi, piano vero, qual è? Vabbè, se lui mi ha chiesto il 15, io lo porto al 14. È uno in meno. Piano meno 1. Questo sotto lo devo togliere. Quindi cosa ho fatto? Ho riconosciuto che a un certo punto il programma deve comportarsi in modo diverso a seconda che l'utente abbia chiesto un piano alto o un piano basso. Come faccio a distinguere se ha chiesto un piano alto o un piano basso? Beh, vado a confrontare la variabile piano, che è l'input che ho letto, con la costante 12. Questa è la condizione, piano minore di 12, è la condizione che mi fa decidere se fare una certa cosa, cioè prendere per buono il piano, oppure fare una cosa diversa, cioè correggere quel piano. Questa condizione può essere vera o falsa. E è vera, sarà vera o sarà falsa a seconda dei valori che hanno quelle variabili. Non parliamo di un'equazione che vale sempre, non è una disequazione da risolvere quella. C'è un numero piano, che è quello che ho scritto l'utente, un numero 12, e devo vedere quale dei due è più grande. Quindi se l'utente inserisce 5, quella confronto 5 maggiore di 13 sarà falso, se l'utente inserisce 20, il confronto sarà vero, 20 maggiore di 12. In
Minore o minore uguale, mi chiede lei. E giustamente minore uguale sarebbe la cosa giusta, perché altrimenti se piano fosse esattamente uguale a 12 verrebbe preso come falso e quindi verrebbe decrementato di 1. Giusto, grazie. Ok? Allora, nel caso in cui la condizione sia vera, allora, l'istruzione if termina sempre con un segno di due punti a capo, rientro a destra. Il rientro mi apre un cosiddetto blocco di istruzioni, un'istruzione composta, un compound statement, c'è scritto sulla specifica, cioè un blocco di istruzioni che si comporta come se fosse una sola. Quel blocco lì viene fatto o non fatto, tutto insieme. E le istruzioni che vengono fatte sono tutte quelle che sono incolonnate, ma rientrate di qualche spazio, normalmente sono 4 spazi, ma PyCharm ve li mette da solo gli spazi quando battete l'invio dopo un due punti a capo. Tutte queste istruzioni vengono fatte nel caso in cui la condizione sia vera. Quindi ad esempio io potrei aggiungere qua una seconda istruzione, print piano basso. Quindi posso avere quante istruzioni voglio, purché siano tutte incolonnate tra di loro e rientrate rispetto alla colonna in cui si trova l'istruzione if. Tutte le istruzioni che sono rientrate, annidate, dopo la if, sono il blocco vero, sono il blocco che viene eseguito se la condizione, scusate, è vera. Poi una parola chiave else, che come vedete non è più annidata, non è più rientrata, è allo stesso livello della if. Quindi il fatto che sia tornato a sinistra con l'allineamento mi chiude il blocco di sopra, mi dice ok, il blocco vero finisce qui e mi apre il blocco alternativo. E tutte le volte che apro un blocco c'è sempre il carattere due punti, che quando vado a capo mi fa rientrare. Mi richiede che vada a capo rientrando. E quindi anche qua avrò una serie di istruzioni, come ad esempio qua posso fare una print piano alto, e questo blocco di istruzioni verranno eseguite tutte se e solo se la condizione era falsa, quindi in modo alternativo rispetto al blocco vero. Poi, come vedete, alla riga 12 avevamo già un'istruzione che risulta non rientrata. Vuol dire che questa istruzione è fuori dal condizionale, viene dopo l'intera if. Quindi, come diagramma di flusso, io avrò la condizione, poi decido se fare il blocco vero o fare il blocco falso, faccio uno dei due, dopo che ho fatto uno dei due quello che devo fare, proseguo. Quindi ricongiungo i due flussi e proseguo con le istruzioni che vengono dopo la if. Quindi queste istruzioni sono dentro la if, dentro il ramo vero. Queste istruzioni sono dentro la if, dentro il ramo falso. Queste istruzioni sono dopo la if. E vengono eseguite comunque, sia che abbiamo preso il ramo vero o il ramo falso, e vengono eseguite con i valori delle variabili che sono state calcolate. Vediamo che l'unica variabile piano vero è stata calcolata in un modo leggermente diverso nei due rami. Quindi, se io voglio andare al piano 5, lui stamperà piano basso, che è questa print qui, vuol dire 5 minore di 12, hai chiesto di andare al piano 5, in realtà si tratta del piano vero 5, ok. Se invece scrivo piano 15, il piano 15 sarà il vero 14. Poi testiamo i casi limite, esattamente il 12 mi dice 12, grazie a lei, e esattamente il 13 non lo dovrei scrivere. E infatti lui mi dice che se chiedo 13 lui mi dovrebbe mandare al 12, ma la verità è che se chiedo 13 lui mi dovrebbe dire no caro, il 13 qua non c'è, non è un piano lecito. Magari possiamo aggiungerlo come condizione in più. Se scrivo 14 mi dirà 13,
Il piano vero è il piano 13. Meccanismo molto semplice. If condizione due punti, blocco vero rientrato, else due punti, blocco falso rientrato. Se noi vogliamo davvero adesso aggiungere, no, fin qui tutto chiaro? Se volessimo aggiungere anche il controllo sul 13, dicendo guarda il 13, se mi metti il 13 non va bene. Allora questo si complica perché a questo punto non avremo più solo due possibilità, ma ne avremo tre. Fino a 12, esattamente 13, da 14 in poi. E la if non ha tre possibilità, ne ha solo due. Ma nulla mi vieta di annidare una if dentro un'altra if. Cioè io potrei dire che tutto questo programma qua ha senso se l'utente non inserisce 13. Se inserisce 13, dico all'utente per favore vattene perché sei superstizioso. Quindi io potrei arricchire la specifica di questo programma dicendo attenzione, io controllo che il piano sia diverso da 13. E il diverso si scrive punto esclamativo uguale. Se il piano è diverso da 13, cosa devo fare? Blocco vero? Tutto. Quindi cosa devo fare? Devo prendere tutto quello che c'è e rientrarlo di un blocco. Questo è facile da fare, voi selezionate il testo e premete il tasto tab e ve lo rientra lui tutto in blocco. E quindi tutto il programma verrà fatto se il piano è diverso da 13. Altrimenti dirò il piano 13 non esiste. È lo stesso meccanismo di prima applicato su una scala più grande. Dimmi. Ci arriviamo. Questo è uno dei due modi. È più naturale perché non dobbiamo imparare nulla di nuovo. Quindi la regola, abbiamo imparato una regola. C'è un if con una condizione. Questa condizione decide se faccio il blocco vero o il blocco falso. Questa regola la posso applicare più volte. Quindi ho una condizione, diciamo così, più esterna che decide se farò questo blocco. Potete socchiudere gli occhi, anche fate in modo che questo qua sia testo sfocato, non sappiamo cosa c'è scritto lì dentro, sappiamo solo che è un blocco rientrato e quindi sarà quello che dovrà essere eseguito se la condizione che c'è scritto alla riga 3 è vera. Poi ci preoccupiamo dopo di cosa c'è scritto lì sotto. In alternativa, se questa condizione è falsa, faccio quest'altro blocchettino un pochino più piccolo. Poi, il fatto che nel primo blocco, a sua volta, ci siano delle altre scelte da fare, vabbè, ma sono fatti suoi di quel blocco, no? L'importante è avere idee ben chiare dove cominciano e dove finiscono i vari blocchi. Quindi avremo poi un sottoblocco che verrà eseguito solamente se il piano è minore o uguale a 12. E un altro che verrà eseguito solamente se il piano è maggiore di 12, ma di sicuro non 13. Qui non lo sa, lui non lo sa, ma il 13 non gli può mai arrivare. Ci arriverebbe se il piano fosse maggiore di 12, sì, ma in realtà se fosse 13 proprio qua in tutto questo blocco non ci arrivo proprio. Quindi in realtà ogni blocco verrà eseguito in funzione del valore di verità, vero o falso, di tutte le condizioni che incontra. E qui chiaramente abbiamo quattro combinazioni. Tre. Una, due e tre che dipendono dal valore, appunto i tre valori che ci interessavano. Ok? Questo meccanismo si può
può allargare all'infinito, voi potete rientrare nelle condizioni anche di 8-10 volte. Il compilatore non si scompone, Python non si confonde, siamo noi che dopo un po' fatichiamo a seguire il ragionamento, chiaramente, ma poi parleremo a modo di strutturare anche queste cose. Ok? Allora, con questo, con questa conoscenza di questa nuova istruzione if, vi propongo, ma dopo l'intervallo, di fare insieme un esercizio di un gioco fantastico. So che questa sera andrete a casa a vendere la PlayStation perché giocherete solo più a questo gioco. No? Testa o croce, tra un quarto d'ora.